Ciao ragazze, scusate i capelli legati e la canottiera pigiama, ma mi fa talmente caldo che non riesco a stare con una maglia decente in casa. Allora, questo è un video di risposta a Coniglietta Pentita, che è una ragazza che anche lei fa video su YouTube. E il video tag si chiama Le 6 cose che non ricomprerei. Ovviamente io le ho fatte riguardanti il make-up. Vediamo un po' se riesco a stare con i capelli sciolti. Ok, forse sì. Riguardanti il make-up, io ho delle cose della Kiko, cose di Essence, Maybelline, basta. Allora, la prima cosa che non ricomprerei sono assolutamente questi due fondotinta della Kiko, se sono un po' diversi. Allora, il primo è il Perfect Glow e io l'ho usato per tantissimo tempo, proprio quando ero all'inizio del trucco. Scusate lo specchio. Che la confezione è carina, tra l'altro, però il prodotto non mi piace per nulla. A parte che ora è tutto secco, ma comunque sì, era tutto pastoso. Vedete, tutto, cioè lo mettevi sopra la pelle, qua, e poi ti dava un effetto di unto addosso. Non è per niente. Cioè, non mi piaceva per niente l'effetto. Poi applicato con una spugnetta, quindi fate voi. Perché sta piovendo acqua dal mio balcone? E poi metto insieme anche questo qua della Kiko, che questo invece è il Fixed Wet and Dry, quindi bagnato e asciutto sarebbe, che io ho completamente finito e che non ricomprerò mai più, perché a parte che non è per niente coprente come fondotinta, non è coprente e arrivata a metà giornata praticamente la vostra pelle, questo fondotinta è inesistente. C'è appunto due coperchi dove sotto c'è la spugnettina, ma io non ricomprerei per niente perché non mi piace come coprenza. L'ho sconsigliato a tutti quelli che ho visto per strada: non comprate fondotinta della Kiko perché ne parlano davvero male. Gli skincare, quelli di effetto porcellana, dicono che ti fa diventare dei pori enormi, quindi a fondotinta Kiko mai. Correttori sì, fondotinta no. Bocciati. Un altro prodotto che mai più comprerei assolutamente sono queste basi Cream Eyeshadow della Kiko, che sono quelle basi che vendono in forma di cuore. Questi qui così a forma di cuore, e questi non comprerei mai perché voi i colori sono fantastici, bellissimi. Questo è un colore fantastico, è un colore champagne, ma anche il fatto che a sentirlo sono davvero oliosi, non ci sono scritti gli ingredienti purtroppo, però il colore è fantastico perché comunque è un colore champagne, luminosissimo, bellissimo, ma lo mettete sulla piega dopo 10 secondi che l'avete applicato, ma neanche dopo, appena l'avete applicato, tutto nelle pieghe. Io ho provato a usare basi diverse, ho provato a fissarlo con della ciglia fissante con la quale io fisso il mio trucco e non c'è stato verso, cioè non c'è proprio verso che regga. L'ho fissato con ombretti, ma va nelle pieghe, quindi io lo boccio a prescindere perché fa veramente, cioè è inutilizzabile, non si può usare come base, trucco. Un'altra cosa che non ricomprerei è questo lip pencil della Essence, della linea Black and White, perché io l'ho comprato pensando fosse una base bianca per il trucco, perché c'era anche una nera. Ho detto, ma è impossibile che vendano lip gloss neri, quindi compriamola. Non l'ho neanche letto, tra l'altro. L'ho provata sulla mano e ho detto, wow, è fantastica, ma sa, tipo di lip gloss. Infatti è un lip gloss, che l'odore è bruttissimo e poi tra l'altro non mi piace neanche la colorazione, che è bianca, quel bianco rosato che sulle labbra ha un effetto davvero orrendo, sembra tipo, non lo so, un morto che cammina. Quindi anche questo mai più lo comprerei. Poi un altro prodotto della Kiko che non comprerei è il numero 210 degli ombretti Color Spear, che è appunto questo viola con questo porpora con un rosino brillantinato accanto. Eccolo. Questo non lo comprerei più perché il rosino accanto è semplicemente inutile, è un colore bruttissimo.
Io lo comprai perché l'aveva preso una mia amica, che a lei sta bene il viola, ma a me no. E non lo comprerei più perché appunto non lo uso. Vedete che è un colore brutto, cioè non si vede neanche praticamente. Però è tutto satinato, brillantinato, brutto, 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 brutto. E poi vabbè, il viola non mi piace, cioè troppo, troppo chiaro, troppo porporino. Lo andate a stendere e viene un colore slavato, proprio brutto, quindi anche questo via. E poi altre due cose, le ultime cose praticamente mancano, sono questo Essence Forget It, proprio dimenticatelo, cioè della serie, dimenticalo per davvero perché non copre niente, proprio zero, quindi Forget It, proprio dimenticatelo nel cassetto perché. Allora, a parte il fatto che dietro dice questo è un trio della Essence. Che è un trio per i correttori, cioè un trio di correttori per occhiaie, imperfezioni, brufolini e così via. Qui dietro dice di usare il rosa per le occhiaie. Come fai a usare un rosa per le occhiaie se ti hai delle occhiaie verdi e per neutralizzarle devi per forza usare un arancione? Se hai delle occhiaie che vanno sul viola devi per forza usare un arancione. Come fai a usare un rosa? Se usi un rosa chiaro di questo genere, ti diventano grigie le occhiaie, grigie, ma non lo vogliono capire, non lo vogliono capire. Serve un rosa, non, serve per le cicatrici, un lilla, ma non un rosa di questo genere. Poi vabbè, il verde, questo verde menta molto slavato come verde menta. Niente, è un bianco celestino, bianco. E poi c'è questo marroncino per le imperfezioni. Boh, a parte che è davvero scurissimo come marrone, cioè. Non è neanche scurissimo, è un beige. Se tu vuoi coprire un'imperfezione, non utilizzi un beige, utilizzi un marrone, perché devono essere colori più scuri per curare, per far levarti le imperfezioni del viso, insomma. E quindi a parte il fatto che l'ho usato un pochino tutti, si vede un pochino che li ho usati un pochino tutti, li ho tipo piastricciati un pochino tutti. Non si vede, ma tipo ci sono delle impronte sopra. E il marrone è inutilizzabile. Il rosa per le occhiaie diventano grigie. Se ne metti troppo diventano tutte piene di rughe. E il verde non copre assolutamente niente. Qui c'è come se qui ci fosse il brufolo. Qui c'è il brufolo, dove c'è questo coso viola. Qui c'è, che manco si vede. Qui c'è il brufolo. Te metti il correttore e il brufolo rimane, ma intorno si forma un alone bianco. Quindi per me, proprio ho dimenticato. L'ho voluto provare. Perché 2,49 euro, insomma 3 euro un correttore, proviamolo. Metti che funziona davvero, visto che l'Essence è una marca, insomma, rinomata, molto, molto, molto famosa, molto bella. Niente. E un'altra cosa che non comprerei è questo mascara della Maybelline, appunto, il ciglia finte, che è proprio Black Drama. Se, cioè, non li comprerei perché non dà l'effetto che pensavo di ricevere da questo prodotto. L'ho visto in un video di Campi di Fragole, quindi. Sì, arrivo! Mr. Berry Fields o qualcosa del genere. A lei dava un effetto bellissimo. Però, siccome se io lo applico da solo, mi brucia tutto l'occhio, quindi diventa tutto l'occhio rosso e comincia a lacrimare. Quindi lo devo applicare tipo come top coat. E l'effetto, insomma, non mi piace tanto. Io l'ho applicato un pochino su questo trucco, ma l'ho applicato ora, dopo aver fatto il trucco, l'ho applicato ora, ho detto, vabbè, vediamo un pochino com'è, ma. E poi anche perché non lo sto utilizzando per niente, non sento il bisogno di utilizzarlo, quindi non lo ricomprerei. Il pennellino è fatto così, è fatto curvo a C e per prendere tutte le ciglia, però non lo ricomprerei perché non mi sento di spenderci altri 13 e 12 euro per una mascara che non utilizzerei. Niente ragazze, spero che questo video vi sia servito. Io vi consiglio di non prendere queste cose perché non ve ne fate niente. Per esempio, questo qui, Mr. Berry Fields, lei chiede, dice fantastico, perché lei non ha imperfezioni. Io che ho tante imperfezioni, questo non lo consiglio a chi ha brufoli. Per esempio, c'è chi dice questo. Carino, sì, però non più di tanto, perché ha poche imperfezioni, usa questo, ma allora se uno ha poche imperfezioni lei non va a comprarsi un correttore, voglio intendere.
E poi, vabbè, gli altri prodotti, insomma, nell'insieme non mi hanno soddisfatto più di tanto. Mi mando un grosso bacio, devo andare a cena, perché sono 7:30, io mangio, io lo so, mangio presto. Fa pure caldo, devo legarmi i capelli. Saluto Coneglietta Pentita, che è una ragazza che non ho seguito perché l'ho vista ora, cioè, cercavo video tag da fare e mi è capitato il suo nome con appunto queste 6 cose che non ricomprerei. Che mi sembra che l'avevo già fatto questo video, però siccome sono un pochino cose nuove, ho detto beh, rifacciamolo. Vi mando un grosso bacio, vi metto il link della partnership qui, il video delle richieste qui, vi saluto e ciao ragazze!